Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo corso. Spero veramente con tutto il cuore che possa esservi utile ora e in futuro per acquisire nuove informazioni, nuove idee e nuove possibilità per le vostre improvvisazioni, composizioni e quant'altro. Lo scopo appunto di questo corso era riuscire a mettervi in condizione di saper mettere in pratica tutti gli argomenti che abbiamo visto insieme. Quindi prendetevi il vostro tempo, non abbiate furia di passare da un argomento all'altro e cercate di fare vostri gli argomenti uno per volta e finché non l'avete interiorizzato perfettamente, magari evitate di passare oltre. Questo è un consiglio che vi do perché io sono uno di quelli che invece vuole capire tutto e subito e a volte questo mi ha creato non pochi problemi nella musica. Un altro grandissimo consiglio che vi do è quello di, soprattutto per quanto riguarda questo argomento così spinoso, così delicato come sono i modi, come dicevo, il consiglio più grande che vi do veramente, non perché io sia chissà chi, ma perché la mia esperienza e i miei studi mi hanno fatto capire che è la cosa più importante, ovvero analizzate, trascrivete, so che a volte non è proprio simpatico, la trascrizione è una delle cose forse un po' più noiose, però vi assicuro che io ad esempio quando ho iniziato questo percorso di trascrizioni, fatto da Giacomo alla musica pop, rock, fino ad arrivare poi finalmente all'analisi, alla trascrizione di brani, musica classica. Questo mi ha aperto un nuovo mondo, delle nuove conoscenze e in realtà mi ha fatto capire che la musica classica e tutte le sue regole armoniche in realtà non sono così distanti dall'armonia che conosciamo adesso, l'armonia moderna. Ci sono grandi compositori, primis, il mio preferito, Bach, se ne fischiava delle regole armoniche e alcune composizioni sembrano fatte veramente ieri, quindi magari partite da brani, da pezzi, dalle composizioni più famose come può essere il clavicembalo ben temperato, l'aria sulla quarta corda, le suite per violoncello, fino ad arrivare poi magari se vi appassiona all'ascolto, all'analisi, alla trascrizione dei brani più complessi. Per quanto riguarda anche la musica pop, un giochino simpatico, ecco, vi lascio con questo. Con questa idea che mi è venuta in mente oggi è quello di prendere dei brani molto semplici, tirate giù gli accordi e la melodia. Ad esempio, se volete capire perché un brano è stato scritto in modo, diciamo, modo dorico anziché nel minore naturale, nell'eolio, come abbiamo visto. Prendete più o meno il 90% dei brani musica pop scritti in tonalità minore. Però oggi mi è venuto un simpatico, mi è venuto in mente un brano tra l'altro molto bello, funk di Daft Punk, Get Lucky. Ho tirato giù gli accordi alla fine sono quattro, non è niente di difficile, e ho
cercato di capire come mai questo brano è stato scritto con gli accordi, diciamo, della tonalità di La maggiore, ovvero il Si dorico. Quindi mettiamo in chiave i tre diesis del La maggiore. E effettivamente, la melodia, come la successione armonica, torna tutto, perché abbiamo Si minore settima. Maggiore, fa diesis minore settima e Mi maggiore. Se io la melodia fa più o meno. Il ritornello più o meno fa così. Se fate questo giochino di pensare invece in modo eolico, dovreste mettere in chiave i diesis, le alterazioni di Re maggiore, che è eolio il sesto di Re, sì, è eolio il sesto di Re. E mi verrebbe questi accordi qui, Si minore, ok, lo considero come primo grado, o pensando il Re maggiore, il sesto. Primo, Re maggiore. Terzo, fa diesis minore settima. E poi avrei il Mi minore, perché se siamo il Re, il Sol diesis del Mi maggiore non ce lo avrei, quindi vedrebbe questo Mi minore alla fine. La melodia uguale quando fa il passaggio, quindi. Che qui suona un Sol diesis e richiude la frase sul Sol diesis. Se fosse stata scritta, ovviamente no, perché non cioè, perderebbe senso. In eolio verrebbe una cosa di questo genere. Sol naturale. Faccio sentire così al volo proprio una base. Ve la metto in eolio. Minore naturale. Sentite che ci vuole veramente poco a capire, ovviamente qui si parte proprio dal semplice, a capire come mai, soprattutto nelle tonalità minori, si sceglie un modo piuttosto che un altro. Qui serviva ovviamente il quarto grado maggiore per la risoluzione quarto primo, ovviamente nel modo eolio non ce l'abbiamo, quindi è stata proprio creata tutta la struttura armonica in dorico, ecco, essenzialmente. Ma ci sono un miliardo veramente di brani, anche Impressioni di settembre stessa, se la pensate in dorico, Mi minore, Re maggiore, La maggiore, Mi minore, se fosse stata in minore naturale, stesso ragionamento, Mi minore, Re maggiore, Sol minore e La minore, scusate. Vedete, anche il tema perderebbe completamente significato. Eccetera, eccetera. Quindi, partite da roba così molto semplice, cercate di capire appunto questa cosa qui, che forse è il modo migliore per
chiarire finalmente le idee sui modi e sulle scale con tutti gli esercizi che abbiamo visto. Quindi io vi ringrazio per avermi dato fiducia, per aver acquistato questo corso e rimango a completa disposizione sia per quanto riguarda appunto diciamo, le varie lezioni di questo corso, sia per quanto riguarda chi volesse tutti i miei libri didattici e raccolte di trascrizioni, come quella dei brani di Pastorius, quella di Queen, eccetera, eccetera. E se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube, dove comunque continuerò a fare delle lezioni online gratuite. E via via che farò altri corsi, almeno sarete avvisati se mai ne voleste comprare altri. Vi ringrazio, è stato veramente un percorso divertente. Spero che per voi. Ci vediamo prossimamente.